Un solo derby nella giornata numero 25 di Serie D ed è quello dell'Aragona tra l'Avastese e l'Avezzano. Gara cruciale soprattutto per chi, come i biancoverdi, devono risalire la china in graduatoria, anche se dalla parte opposta gli aragonesi sono ancora scottati dallo stop inopinato col Vasto Girardi. Buone notizie per Massimo Silva, che recupera molti degli assenti rispetto all'ultimo match in Molise. Dall'altra parte la squadra di Liguori è reduce dal pareggio senza reti con la Recanatese, ma la risalita è veramente complicata. Saranno a disposizione Siracusa e di Gianfelice dopo la squalifica, così come Magri, unici assenti gli infortunati Agate e Quatrana. Gara senza tifoseria ospite, il prefetto della provincia di Chieti infatti ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi d'ingresso ai residenti della provincia dell'Aquila. Un derby sentito, purtroppo l'ultima partita abbiamo perso però anni fa, però questa domenica speriamo di riuscire a portare punti fondamentali per la nostra classifica e cercheremo di dare il massimo per riuscirci. Dobbiamo concentrarci di più a concretizzare le azioni, perché comunque così le azioni facciamo belle azioni, però ci manca quello spunto quando arriviamo vicino ai 16 metri, che ci manca la conclusione in porta. Sicuramente loro verranno un pochino anche a chiudersi e quindi noi dovremo scardinarli, cercare di fare gol. Certo, riferito alla partita scorsa, magari potessimo ripetere tutte quelle occasioni che abbiamo avuto a Vasto Girardi, naturalmente sarebbe meglio trasformarle per tornare alla vittoria e poi vedere appunto le altre gare. Trasferta per la capolista Notaresco, che sta vivendo una fase complicata, la prima di una stagione esaltante. I tre punti mancano dallo scorso 19 gennaio, 2-0 sul campo della Jesina, e la frenata ha permesso al Matelica di arrivare a tre punti di distanza dai rossoblù. La partita nelle Marche contro il Porto Sant'Elpidio nasconde parecchie insidie, anche se la squadra di Mengo ha messo insieme solo due punti nelle ultime tre partite, ma quel che più conta per la banda Vagnoni è tornare ad avere quella fiducia nei propri mezzi che l'aveva portata a scavare un solco che pareva incolmabile dalle rivali. Impegno interno per il Pineto contro quel Tolentino che proprio al Mariani Pavone nel 2019 escluse i biancazzurri dalla Coppa Italia. Primo passo verso l'addio di Paolo Racchini alla panchina adriatica. Insomma, ci sarà anche la voglia di vendicare quel match a spingere la squadra di Amaolo al successo. Il tecnico avrà fuori Di Renzo, squalificato per due turni, Marianeschi out per uno, ma non solo. I problemi saranno soprattutto dietro, perché Della Quercia ha rimediato uno stiramento, mentre per Speranza è un problema meno grave, ma che comunque gli farà saltare la partita di domani. In difesa, dunque, probabile che giochino Pierpaoli, Pepe, Orlando e Marini. Siamo una squadra in ottima forma, e viene da un pareggio importante a Notaresco dopo tre vittorie consecutive, quindi sta facendo un grande girone di ritorno, anche se già andata aveva raccolto meno di quello che aveva seminato, perché in diverse circostanze sono stati penalizzati e sfortunati, quindi ci aspetta una partita difficile. E noi, come dico sempre, dobbiamo fare una prestazione importante, perché abbiamo visto le difficoltà che si affrontano di domenica in domenica, perché ogni squadra gioca per un obiettivo importante, quindi i tre punti valgono, diciamo, hanno un valore importante per la classifica di ogni squadra, per il proprio obiettivo, quindi dobbiamo sicuramente fare una prestazione migliore, magari sicuramente dell'ultima di ieri, ma ritornare a fare prestazioni importanti come abbiamo fatto con i tedeschi a campo basso. Situazione complicata in casa Giulianova, i giallorossi al secondo match interno consecutivo, ma il Fiuggi di Incocciati ha già lo scalpo di parecchie formazioni abruzzesi. I laziali saranno privi di Basilico e Zaccone, l'11 di Del Grosso va a caccia di un successo che manca da tempo immemore. Nel 2020 il Giulianova non ha ancora mai vinto e l'unica vera fortuna è che in quelle zone di classifica non si corre affatto, ma non si può scherzare col fuoco. Al Fadini la gara è delicatissima e con una vittoria la classifica potrebbe avere una prospettiva differente. Rincorsa disperata infine quella del Chieti, penultimo della classe, che a Recanati deve compiere un'impresa per strappare qualche punto utile ad evitare gli ultimi due posti. I neroverdi di Grandoni affrontano una formazione, quella di Giampaolo, che non sta vivendo un momento esaltante, ma che ha comunque giocatori in grado di fare la differenza. Leopardiani senza gli squalificati Raparo e Rutiens, un match particolare per Sivilla, ex che avrà il dente avvelenato. Chieti senza lo squalificato Brattelli, ma con un girone di ritorno disastroso da un punto in sette gare. We'll be right back.